Giusto per farvi capire la mia normalità, volevo fare una seconda ripresa dall'alto che non so manco se userò nel video. Per farlo ho utilizzato questa nuova action cam che ho appena preso e che devo ancora testare bene, ma non sapevo fissarla al lampadario perché c'è tipo questo enorme lampadario sopra al tavolo dove riprendo. Ecco, quindi cosa ho fatto? Ho agganciato la pinza, ma non ci stava, e quindi ho riempito tutto di scotch. Letteralmente. Se durante le riprese non mi casca in testa e letteralmente poi anche nell'impasto, mi sento fortunato. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel Pax e oggi, come vedete dalla location e come spero avete letto anche dal titolo, siamo qui con una nuova puntata di Pixel in cucina. Oggi calzoni. Ma prima di iniziare, vi metto il grembiule e via con la sigla. Ok, eccoci qua. Ho preparato tutto quello che ci serve qua sul tavolo. Poi dietro ne ho altri, ma ne parliamo dopo. Ho una telecamera qua davanti, una telecamera qua sopra. Spero non mi caschi in testa mentre faccio le riprese, se no faccio comunque tante visual perché queste cose fanno ridere. Allora, iniziamo da quello che ci serve. Prima di tutto ci serve l'impasto. Questo qua è l'impasto della pizza. Non ve lo faccio vedere di nuovo la preparazione, uno perché l'ho già fatto, due perché comunque è la stessa identica ricetta del video sulla pizza di Pixel, mi sembra che si chiami così, che trovate qua sul canale di Noto Megapixel. Quindi se non l'avete visto, vi metto la card qua sopra, qua, non mi ricordo bene, e anche qua sotto in descrizione. Andatevelo a vedere. E prima di iniziare con gli altri ingredienti, ovvero con quello che ci mettiamo dentro, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e di commentare qua sotto se questa ricetta vi piace, così che so di portarvene altre. Inoltre, qua sotto in descrizione trovate tutti i link per Ko-fi, per supportare il canale, per l'affiliazione Amazon, quindi tutti i prodotti che utilizzo trovate il link qua sotto. Se li acquistate da questo link, a voi non costa nulla di più, ma a me mi aiuta moltissimo a supportare il nostro Megapixel. Quindi se vi va, link qua sotto. Bene. Altri ingredienti che utilizzeremo oggi sono mozzarella tagliata a dadini, würstel sempre tagliate a dadini, un altro po' di farina perché sennò si attacca al piano mentre la facciamo, origano perché a me piace mettercelo sopra, sale grosso sempre da mettere sopra, passata di pomodoro a vostro piacimento e come strumenti aggiuntivi, oltre a quelli ovviamente per la preparazione dell'impasto, una forchetta per bucare sopra il calzone e un cucchiaino per mettere dentro la roba. Utilizzo un cucchiaino perché faremo dei calzoni piccoli, di conseguenza quando li provate a rifare a casa, se ci provate, ovviamente taggatemi su Instagram che vi riposto sempre. Usiamo un cucchiaino perché così si riempiono facilmente, non usiamo un cucchiaio grande, se no facciamo un gran malestro. Bene, prima di iniziare cospargiamo un po' di farina sul tavolo. Nel mio caso utilizzo un tagliere perché mi è più comodo. Vi dico già che non sono bravissimo qua con le robe degli impasti e robe varie, quindi se voi siete più bravi non mi massacrate nei commenti, per favore. La farina serve più che altro per non fare proprio attaccare l'impasto. Ora, a me oggi l'impasto è venuto un po' umido. Questa cosa dell'impasto un po' umido potrebbe essere un problema, perché vuol dire che si incolla un po' ovunque. Prendo fuori la prima polpetta. Ho visto prima che l'impasto in queste sorte di polpette che si sono incollate, no, ti prego. Ok, vieni qua, scollati dalle mie dita, mi dà fastidio. Ok, la allarghiamo un po' con le manine, quindi sarebbe meglio rimpastare, ma vabbè. Ok, e iniziamo a condirlo. Quindi, pomodoro, vedete quello che faremo noi è fare una mezza luna condita e poi chiudercela sopra, quindi pomodoro un po' così. A me piace riempirli, quindi cioè non, se vedete che un po' traborda è normale, tutto nella norma. Ok, poi un pochino la facciamo qua, giusto, mozzarella. Zen per favore, cioè Zen sotto la macchina, quindi se lo volete dondolare perché Zen spinge il cavalletto, perché è simpatico. Ne mettiamo un pochino. Qualche pezzettino di Würstel. Di Würstel, non so mai come si pronunciano. E nel mentre vi racconto come è venuta in mente questa ricetta. Quando ero più piccolo, a me piaceva un sacco quando mia mamma mi faceva le pizzette. Poi non so, durante la quarantena dell'anno scorso, durante il lockdown dell'anno scorso, mi è presa stranissimo e mi è venuta voglia di provare a fare un calzone invece che le pizzette. Quindi,
ho provato a farli e non vengono così male, cioè nel senso quando li fa mia mamma non vengono male. Quando li faccio io, adesso vediamo poi come vengono, magari viene poi uno schifo, troppo salino, probabilmente sì. Ok. E poi dopo, dove li mettiamo? Non lo so, perché non posso appoggiarli tutti lì, suppongo, direi di no. Vabbè, iniziamo intanto a appoggiarli lì, poi dopo vediamo un po' che fare. Comunque, più o meno il procedimento è questo, dopodiché andiamo a ricoprirli alla fine e via così. Ok, ora, sopra a me non piace lasciarli così, quindi ci metto di solito un velo di pomodoro, giusto per renderli un pochino più rossi, molto molto poco, giusto proprio da sporcarli. Io penso che si veda chiaramente in telecamera quanto io sia poco convinto di quello che sto facendo, ma non sono capacissimo di fare queste cose. Ho deciso che i pixel in cucina mi metterò anche alla prova, quindi vedrete anche questo. Poi ci mettiamo sopra un po' di origano, un po' che qui vuole dire molto poco, e poi onde vitali che esplodono, perché in forno col calore succede anche questo, li andiamo a bucare con la forchetta. Non esplodere, grazie. Poi a me piace, ma da quelli potrebbe far schifo, qualche grano di sale grosso sopra. Quindi così molto a caso gli mettiamo qualche granellino di sale grosso. Ok. Adesso preparo tutti gli altri, spero di non dar fuoco alla cucina e ci vediamo nel momento del forno. Ok, ora abbiamo fatto, ho fatto un tot di calzoni e proprio queste qua mi ero stufato, quindi ho fatto tre pezzettine piccole perché l'impasto è veramente morbido. Ho capito cosa c'è di diverso rispetto al mio solito, stavolta l'impasto della pizza è venuto veramente molto molto acquoso, molto molto tenero. Comunque, ora che abbiamo fatto tutto questo, accendiamo il forno, 180 gradi, e lo facciamo andare a temperatura. Ok, forno caldo, adesso le inforniamo. E devono stare in forno per 20-25 minuti. Tempo di sfornare. Ok, questa era la mia ricetta sui calzoni. Spero che il video ti sia piaciuto, spero che la ricetta, quando la proverai a fare a casa, non venga con tutti questi problemi che ho venuto a me. Principalmente qua il problema più grosso è stato semplicemente che l'impasto era molto molto bagnato e quindi quando sono andato a maneggiarlo o a chiuderlo comunque è rimasto molto molto umido. Se lo fai un pochino più asciutto l'impasto non ti darà questi problemi, sicuramente, perché quando lo facevo più asciutto venivano perfetti. Detto questo, io ti ringrazio ancora per aver visto il video, se non l'hai già fatto iscriviti al canale e lascia un bel like. Sotto in descrizione trovi tutti i link, tutti i miei social, seguimi su Instagram dove vi aggiorno sempre. Ogni giovedì alle 14 esce un nuovo video e detto questo noi ci vediamo prossimo giovedì. Ciao!